Perché le biblioteche dei condottieri? Perché potrebbe sembrare un legame abbastanza strano e improbabile per certa mentalità, soprattutto mentalità attuale, che vede con molto distacco la vita militare, i militari e così via. In realtà nella storia vita militare e cultura sono sempre state legatissime. Abbrevio molto, ricordiamoci che un ufficiale, soprattutto di grado abbastanza elevato, se non ha una cultura è necessariamente un cattivo ufficiale, mentre un buon ufficiale ha bisogno di un retroterra culturale. Nella seconda guerra mondiale molti degli alti generali tedeschi avevano il dottorato, ecco, quindi e questa è una cosa che vale anche per il periodo di cui adesso parleremo. In Italia e in Umbria, fra fine del 300 e almeno l'inizio, ma anche più in là del 500, noi abbiamo dei militari colti. No, ovviamente non parlo della cultura tecnica, però ricordiamoci che anche in quel caso, quando la Spagna ha avuto bisogno di quello che per noi sarebbe un generale ispettore del genio per controllare le fortezze in terraferma e tutta l'Italia dell'Europa centrale, ha chiamato un della Cornia, guarda qua. E poi noi abbiamo sempre avuto una certa fama nelle cosiddette armi dotte, artiglieria e rifornimenti e simili. Giovanni Pontano, che direi che è il numero più importante della storia dopo San Francesco, fra la fine del 1498 e i primi mesi del 1499 scrive un trattatello intitolato De Magnanimitate, dove descrive proprio le caratteristiche che deve avere l'uomo attivo, forte, l'uomo da combattimento, potremmo dire. E quindi lui dice: se non ha queste virtù, se non conosce la filosofia, sarà non è un grande ufficiale. E guarda caso dedica questo, il De Magnanimitate, ad Andrea Matteo Acquavia, titolare di una delle tre biblioteche che vedremo tra poco, rampollo di una delle più grandi casate meridionali. D'altra parte ricordiamoci che Pontano è stato per molto tempo a Napoli, ufficialmente segretario del re, di fatto primo ministro, come quando accompagnerà il duca di Calabria, erede al trono, lo accompagna durante la guerra di Ferrara, cosiddetta, negli anni Ottanta, in Lombardia, praticamente sì, risulta anche lì segretario, ma noi dovremmo tradurlo in italiano aiutante di campo per l'esercito, aiutante di bandiera per la marina, cioè praticamente quest'uomo si fa una competenza bellica, quindi cultura e vita militare si intrecciano anche, perché ci sono personaggi appunto come Pontano ed altri che non sono militari ma devono conoscere il mondo militare necessariamente. Piero Bargellini era uno di questi e lui era la difesa, e poi c'era anche nel collegio dei giuristi, degli avvocati, anche Giovanni Leone, poi che è stato Presidente della Repubblica. Bene, si tentò di rifare il processo, di ricostruire, non fu semplice, perché la base sono le sentenze che si trovano nel libro del Chiodo a Firenze, nell'archivio di Stato di Firenze. Si chiama libro del Chiodo perché la copertina contiene proprio un chiodo fisico, e raccoglie questo libro del Chiodo le sentenze contro le famiglie ribelli dell'epoca, fra cui quella, appunto, quelle comminate da Dante, contro Dante e da Cante Gabrielli. In quel caso il processo, ve lo dico come titolo di cronaca, di quello del 1966, si concluse con una assoluzione piena. Perché? Per varie ragioni. Intanto la base di partenza sono le due sentenze che si trovano all'archivio di Stato, che sono autografe scritte da Cante Gabrielli, e fra l'altro io le ho viste, le ho lette e le riporto in una pubblicazione che poi trovate all'esterno, dove si dice espressamente: io Cante Gabrielli Dagù, in nome di Dio, amen, intanto si comincia, quindi Dio si invoca sempre a torto o a ragione, insomma. E poi dice: io Cante Gabrielli Dagù, eccetera, podestà di Firenze, essendomi venute alle orecchie pubbliche dicerie. Questo è quanto contiene la sentenza autografa, cioè
quello che, come dire, possiamo definire una fama pubblica referente. Ecco, la condanna di Dante avvenne sulla base di una fama pubblica referente, cioè per pubbliche dicerie giuntemi alle orecchie. Questo dice la condanna di Dante. Non dice dopo il processo espletato e dopo aver sentito ragioni, eccetera. Ora, questi sono i fatti, io vi riporto i fatti. Altri atti, se mai fossero esistiti, sono andati poi bruciati, distrutti in un tumulto successivo 40 anni dopo. Quest'anno c'è un'occasione particolare, come avete capito, e quindi quello che Anna mi ha chiesto di fare, vorrei fare, è cercare di spiegarvi molto brevemente come da Dante e da Cante si arriva a noi, quali sono le connessioni. In questa prima slide che vedete ci sono rappresentati Cante e quello a destra in realtà cioè Dante è chiaro, e Cante ho cercato un'immagine, ho trovato questa che è l'unica e non è nemmeno certo che sia lui rappresentato, però insomma è quella che c'è. Quali sono le connessioni? Si può andare avanti con alla prossima? Ecco, sì. Dunque, connessioni. Le connessioni naturalmente derivano dalla famiglia e Dante, le connessioni che poi giungono a noi, concernono Verona. Voi sapete che Dante in esilio, soggiornò a Verona per diversi anni, dal 1313 al 1318. Quindi effettivamente porto il nome di Gabriele de Gubbio, e questo, anche se siamo da tantissimi anni in Francia, crea un legame per forza con l'Italia e con Gubbio molto forte. Il mio antenato Bartolomeo de Gabrielli è arrivato in Francia nel 1590, almeno ha comprato una casa in quell'anno vicino ad Avignon, una piccola montagna che si chiama il Luberon. Prima cosa sconvolgente è che la veduta dalla casa sulla pianura di Avignon somiglia tantissimo alla veduta che c'è qui a Gubbio sulla pianura davanti alla città. Quindi forse, cioè, si può immaginare che lui ha comprato la casa perché c'era la stessa veduta. Sono perso con i programmi, non si fanno più, e neanche l'impero romano, è difficile. Va bene, c'è stato un momento in cui Roma, da piccola città al centro dell'Italia, è diventata padrona di tutto, quasi, diciamo, di più del bacino del Mediterraneo. L'Africa settentrionale, la Spagna, la Grecia, parte della Germania, fino al Vallo di Adriano, cioè l'Inghilterra, insomma, una parte del mondo più grande, in qualche modo, dell'Europa attuale, almeno dal punto di vista dell'estensione, come dire, dei continenti, perché l'impero romano arrivava fino alle coste dell'Asia e occupava le coste dell'Africa. Questo è l'impero romano. In questo impero romano, appunto, vi dicevo, il pane era elemento centrale. L'elemento centrale, e invece nei popoli, vedete, del centro Europa, la Francia, la Germania, ma in parte anche la Spagna, che era abitata da stirpi della stessa origine celtica, in queste regioni, abbiamo detto, i valori forti erano la carne, la birra e il lardo come grasso o il burro, e invece il pane, il vino e l'olio erano quelli dell'impero romano. Quando questi popoli del pane, scusate, i popoli della carne, della birra e del burro si sono impadroniti dell'impero romano, hanno portato con sé, con loro, questi popoli hanno portato la loro nuova cultura alimentare. A me è stato chiesto di fare questo intervento sulle capitali longobarde e proverò, ho provato, insomma, anche attraverso
un apparato iconografico che vi mostrerò, a sintetizzare un argomento che in sé per sé richiederebbe molto più tempo, perché è un argomento in effetti piuttosto complesso. I Longobardi, a differenza di altre situazioni, ma non poteva essere diversamente all'epoca, come vedremo, non avevano una vera e propria capitale, ma ne avevano parecchie, e avevano ciascuna di queste città anche un ruolo particolare e diverso a seconda del contesto. Adesso io vi farò vedere, innanzitutto partendo con una piccola così parentesi su chi erano i Longobardi. Adesso ho scelto, forse qualcuno sorride, vedo, però ho scelto come immagine emblematica quella di un gruppo di rievocazione storica con cui collaboro spesso, Fortebraccio Veregrense, che sono marchigiani e si occupano proprio di rievocazione longobarda. Sono quei ragazzi che vedete appunto in abito guerresco, e ho scelto questa immagine proprio perché è emblematica di quella che secondo me doveva essere l'impressione che i Longobardi hanno destato in Italia quando per la prima volta sono comparsi all'orizzonte in maniera massiccia. In realtà non erano una vera e propria novità, perché i Longobardi, come sapete, erano già in qualche modo entrati in Italia perché avevano partecipato alla guerra greco-gotica come alleati di Bisanzio, di Costantinopoli, e quindi in qualche modo erano una conoscenza già esistente sul territorio. Però quando poi si affacciano ai confini friulani nel 568, le loro intenzioni sono piuttosto bellicose, in questo senso, nel senso che vogliono entrare in Italia e dare vita questa volta ad una conquista territoriale. Quindi entrano all'interno appunto dei nostri confini, dilagano nella pianura padana e nel giro di poco tempo riescono a conquistare gran parte della pianura padana stessa, e poi spingersi pian piano anche verso il centro Italia, ad arrivare a costruire, come vedremo adesso, anche dei ducati che poi resteranno anche fortemente indipendenti nel centro e nel sud Italia. Il regno dei Longobardi dura poco più di due secoli, 200 e qualcosa anni, dal 568 al 774, l'anno in cui appunto Carlo Magno conquista il regno, entra in Pavia e di fatto conquista appunto il regno longobardo, dando vita assumendo la corona di re dei Franchi e dei Longobardi nello stesso tempo. In realtà una propagine del regno longobardo, non essendo più regno ma principato, continua nel sud Italia, in quello che era l'ex ducato, ora principato, di Benevento, retto da Arechi II. E lo dico perché, come vedremo, questi elementi che ho dato in maniera estremamente sintetica servono per dare un quadro e spiegare anche perché, come vedremo, il discorso delle capitali longobarde non può essere soltanto relegato alla sola Pavia, che tutti considerano normalmente come città dirimente, come capitale del regno longobardo, ma un discorso che va necessariamente esteso a tanti altri centri che all'interno del regno longobardo e nei principati, nei ducati, hanno comunque un ruolo di primissimo piano, sia a livello politico che a livello sociale, economico, sociale, ma anche un discorso di tipo culturale, architettonico e artistico, come vedremo. Quindi possiamo dire che le città rinascono grazie ai Longobardi, e grazie ai Longobardi vengono proiettati in quella che sarà poi la dimensione comunale. Grazie. Grazie. Scusa. Per farvi capire come si è costituita, come si è formata materialmente la Roma medievale. Per Roma medievale intendo la Roma del periodo comunale, che va dal XII alla fine del XIV secolo, due secoli e mezzo di storia di Roma, che fino a poco tempo fa, qualche decennio fa, veniva interpretata e studiata, questa Roma, solo dal punto di vista del papato, come se non avesse esistito una Roma laica, una Roma politica, che fosse autonoma nei confronti del papato. Io di formazione e i miei lavori riguardano principalmente l'Italia comunale. E quindi dall'inizio ho deciso, sono partito, diciamo, con l'idea che Roma doveva essere studiata come si studiano le altre città dell'Italia comunale, come se fosse Gubbio, Perugia, Firenze, Padova, Milano, eccetera. E credo che questo filone di studi, questo nuovo approccio della storia
di Roma abbia portato a risultati notevoli, non solo da parte mia, l'ho preciso, ma da tutta una serie di studiosi, una volta giovani, oggi un po' meno giovani, che ancora una volta hanno cominciato a studiare Roma come se fosse una qualsiasi città dell'Italia comunale dello stesso periodo. Detto questo, per ricordare ancora una volta il mio approccio principale alla storia di Roma, detto questo, devo riconoscere che la città materiale di Roma, non la sua società, non il suo regime politico, non la sua cultura, ma la città di pietra e più generalmente l'occupazione del suolo all'interno delle mura cittadine, è qualcosa di originale. Non è originale la storia politica e sociale di Roma, lo è invece la storia delle strutture materiali, o perlomeno la fisionomia di questa città, le sue strutture materiali nel periodo medievale. E questo perché? Sapete, siete tutti di Roma, siete andati almeno una volta, sapete che la città ancora oggi è circondata da una cinta muraria costruita alla fine del III secolo. Sono le famose mura aureliane, che fanno regolarmente parlare di esse quando colla un pezzo di questa cinta muraria. Tori sono disseminate per questa totale assenza di discriminazioni sociali che dicevo che caratterizza l'occupazione del suolo a Roma, sono disseminate in tutta la città, cioè in tutta l'ansa del Tevere. Da lì l'impressione di una foresta di tori che ci viene testimoniata da un viaggiatore inglese della fine del XII secolo quando scopre il paesaggio della città di Roma alla fine del XII secolo. Vi ringrazio. La città, quella che ancora per esempio Boccaccio chiama Babilonia d'Egitto, era Fustat. Fustat, se qualcuno di voi è stato al Cairo e ha visto il museo copto del Cairo con la moschea di Amr ibn al-As, quella era Fustat e quella era la città. Poi nel 969 sono arrivati i Fatimidi, cioè una dinastia che veniva dalla Ifriqiya, cioè dalla Tunisia attuale, che ha conquistato l'Egitto e ha costruito appunto il Cairo, Al-Kahira, la vittoriosa, per celebrare la vittoria, cioè la conquista dell'Egitto. Qual è la questione? La questione che poi incide evidentemente su tutto quello che è stato lo sviluppo urbanistico e architettonico della città è che Al-Kahira nasce come città palaziale, cioè non nasce come centro urbano per le abitazioni, ma nasce come città che doveva ospitare il palazzo del califfo, gli acquartieramenti dell'esercito, la grande moschea, la sede amministrativa, i tribunali, quindi una città palaziale. E questo naturalmente ha avuto una importanza fondamentale nella urbanistica del Cairo. La città che vivo, Milano, è in Italia fra le grandi città, perché tutta l'Italia centrale è piena di bellissime città, piene di medioevo cosiddetto, sul quale non voglio ritornare perché sarebbe un lungo discorso, il concetto di medioevo. Milano è in fondo la più medievale delle città del nord. Ma cosa vuol dire città medievale? Parola che io aborro. Continuo a proporre con le Goff, ogni tanto anche facevamo
ha un augurio di abolirla, ma in fondo si può usare convenzionalmente. Cosa vuol dire città medievale? Una città, una cosa completamente nuova. E ascoltando il mio amico Campanini, dico anche una cosa nuova rispetto non al passato occidentale, ma anche, per esempio, diversa, non nuova in questo caso, diversa dal Cairo, con funzioni, caratteristiche strutturali molto diverse, cultura diversa. E beh, scegliamo un termine per individuarla. Io non so, fra tutte quelle che possono, il traffico, la produzione, il tipo di produzione, eccetera, sceglierei la parola scambio, scambio di cose, scambio di persone. E certamente sono d'accordo con Lombard, con TB, che è un unicum che si protrae sotto i nostri occhi anche oggi ed è più simile appunto alla città moderna nella quale noi ci muoviamo che alle città antiche. Duby era un parigino e difatti aveva una certa andria un po' ironica verso Le Goff, che non era nato a Parigi. Era un parigino e mi diceva, il grande Georges Duby, che camminando per le strade della Parigi Rive Gauche, con la mano della mamma, su quelle strade lastricate che ci sono tra la Senna e Saint-Jacques, e diceva, vabbè, come facevo a non interessarmi del Medioevo? Ce l'avevo sempre lì, a destra una chiesa, una casa bassa, una casa con una strana pianta. Perché strana? Perché in fondo, quando si erano stati poi i rinnovamenti architettonici e urbanistici, avevano dovuto rispettare una certa forma di stabilità, per cui si vedono delle case aguzze che finiscono in un angolo acuto. Innanzitutto, tornando alla città, dobbiamo dire che è uno spazio anche inedito, è uno spazio che è molto diverso dalle città antiche, assolutamente diverso, c'è poi una carica culturale e religiosa completamente diversa nell'Occidente, ma che tonicamente la piazza è il centro, nella piazza sta la cattedrale, dove avvengono tantissime cose, non soltanto le funzioni religiose e non soltanto quelle scene di massa che sono le predicazioni, che mi può descrivere così bene, io ho imparato da lei, dalla mia amica Muzzarelli, che verrà tra pochi giorni, no? Domani anzi, forse. Ora, la piazza, la cattedrale, le porte che volevano dire andare e comunicare in qualche modo, non solo in merci, ma anche in notizie, con la campagna e con altre città. Le altre città che erano già sparse in Europa, ed erano tantissime, ed erano in fondo, qualche volta, come gli storici dell'urbanistica sanno molto meglio di me, naturalmente io ho imparato da loro, erano città anche nuove, erano realtà che prima non c'erano, oppure erano trasformazioni di centri antichi. Qui parleremo invece di un autore che, come spesso molti medievali, si inventa le etimologie con una fantasia straordinaria. Ve ne cito solo due che, quando le ho scoperte, mi hanno particolarmente divertito e spero divertiranno anche voi. Lui veniva da una città vicino a Pavia, come vedremo, e Opicino diceva: Pavia, il nome di Pavia è un nome particolarmente spirituale, per questo che io sono diventato un chierico. Perché? Perché Pavia deriva da Pape Vie, cioè la via del Papa, perché il Papa spesso, quando passava dal nord a Roma, passava da Pavia. Ovviamente etimologia del tutto fantasiosa. E l'altra etimologia, che inizia ad aprire un po' uno squarcio, diciamo così, su questo autore, è quando Opicino dice: chi sono io? Beh, io sono come il Papa, perché il Papa è Pontifex Maximus e io ho fatto il pontefice, cioè per un anno ho fatto quello che, come dire, riscuoteva il pedaggio per il passaggio dal fiume Ticino, no? Quindi ho fatto il gabelliere quando avevo 12 anni del ponte e quindi anch'io sono un pontefice.
Questo, come dire, per dire che siamo un po' agli antipodi da questo punto di vista. Maria Teresa parlava invece delle città, parlava di sete di sapere, di fame addirittura di sapere, parlava di grandi maestri come Abelardo e come poi i maestri della, come Tommaso ad esempio, come i maestri dell'università. Le università medievali dal 200 hanno dei curricula, degli argomenti di studio, dei corsi, dei testi obbligatori molto rigorosi, quindi molto codificati. Qui parliamo invece di un autore che esplicitamente dice: mi mandano a scuola ma non ho voglia di studiare, mi mandano a scuola ma preferisco ridere, scherzare con mia sorella e fare le cose che fanno i bambini, e che quindi non ha mai avuto una formazione regolare. Quindi da questo punto di vista Opicino rappresenta un esempio che a noi è sembrato particolarmente bello, interessante soprattutto per le sue opere che adesso vedremo, di una cultura altra delle città. Le città dal 200 in poi diventano, per quanto riguarda la formazione, la cultura, le città delle università, dei magistri. Opicino si muove appunto negli interstizi di questo sapere, è un po' un eterno ripetente, segue qualche lezione di corsi di diritto e di medicina, ma non farà mai degli studi regolari, e nonostante questo farà le cose che adesso vedremo, perché veramente, scusate se uso questa espressione un po' stereotipata e che sembra retorica, ma veramente qui sono le immagini che parlano, insomma io non farò che commentare le straordinarie immagini della fantasia di Opicino. Il calligramma, noi siamo abituati a vedere calligrammi come questo, no? La pioggia di Apollinaire o altre poesie sempre in forma visiva, no? Per cui la forma proprio delle lettere della poesia che compone l'oggetto di cui la poesia parla, quindi in questo caso la pioggia. Se vogliamo però possiamo andare ancora più indietro nella storia del calligramma, a trovare la famosa bottiglia di Rabelais, però il calligramma in qualche modo c'è anche nel Medioevo, non tanto per Opicino, ma questa è un'immagine di Rabano Mauro, siamo nel IX secolo, quindi addirittura 400 anni prima di Opicino, e già si giocava con questo gioco, diciamo così, questo dialogo quasi tra le immagini e le parole. E quando, e su questo vi lascio, e quando Opicino non ha più nient'altro con cui trarre un significato, usa le lettere del suo nome e scrive: le vocali del mio nome affido al Sole, a Marte, a Giove e a Saturno, che sono i pianeti superiori. Le consonanti invece affido alla Luna, a Mercurio, a Venere e alla Terra incorruttibile, che sono i pianeti inferiori, a comporre appunto quel nome che per lui non era soltanto casuale, ma che era appunto il nome di Opicino. Grazie. Ora, se qualcuno conosce molto bene la città di Palermo, potrei aggiungere che l'acqua più o meno arrivava all'altezza di via Roma, che non è mica poco, badate, lo so, se uno non conosce Palermo non sa cosa sto dicendo, però mettiamola così, arrivava tanto a coprire d'acqua il mercato della Vucciria, che non esisteva a quei tempi, ne esisteva uno solo di mercato, di grande mercato Palermo, l'altro, Ballarò, quello di cui vi parlo tra un po'. Questo era l'incipit inevitabile se arrivavi dal mare, un grande porto, e se siamo più o meno, facciamo attorno al 1030, che è già un periodo abbastanza fatidico, sta succedendo di tutto nel 1030, cioè ci sono già degli sconvolgimenti interni di proporzioni considerevoli all'interno del potere islamico dell'isola, ci sono degli sconvolgimenti esterni perché ancora non è chiaro, ma ci sono i normanni che stanno spingendo verso sud, e se siamo dunque in quest'anno, allora potremmo aggiungere anche che una volta partiti dal mare e quindi dirigendoci verso nord, seguendo l'asse viario centrale, avremo immediatamente sulla sinistra la cittadella della Khalissa. La Khalissa in arabo vuol dire eletta, è un termine tecnico prima ancora che un termine elogiativo, perché fa riferimento a uno specifico tributario tipico dell'amministrazione dei territori sciiti. Cosa complicata, che però ci dice qualcosa. Se c'è la Khalissa, e cioè c'è una cittadella una cittadella califfale in realtà, perché che è una struttura fondamentalmente militare, vuol dire che nell'isola è successo qualcosa, perché l'hanno costruita da poco in realtà, l'hanno costruita da qualche decennio nella forma in cui la vedreste,
E sarebbe una forma abbastanza imponente, mura molto alte, una moschea all'interno di cui probabilmente si scorgeva un minareto, e quello che non potreste vedere sono tutte le strutture che vi circolano attorno, cioè un hammam, un'altra moschea più piccola, gli acquartieramenti per i soldati, eccetera, eccetera. Ci dice cioè che l'hanno costruita proprio per quei motivi che vi dicevo, i nuovi padroni della città. I nuovi padroni della città sono sì musulmani, ma sono musulmani di un altro tipo. Sono sciiti. Arrivate finalmente a quel crocicchio lì, che vediamo abbastanza in basso, tutto sommato. Quel crocicchio esiste ancora, anzi è Palermo, per chi ci arriva la prima volta. Lo fu per me quando arrivai dalla stazione. Io poi abitavo in via Maqueda, quindi più o meno stavo lì di fianco, ai Quattro Canti. I Quattro Canti adesso sono una struttura che in realtà è cinquecentesca, per come la vedete, però il crocicchio esisteva già e segnava un asse classico della viabilità romana, eccetera, che musulmani avevano lasciato bel bello com'era. Forse varrebbe la pena di turarci il naso, storiograficamente parlando, e accettare l'idea che sia il caso di riprendere le nostre armi migliori e cominciare seriamente a inventarci la tradizione migliore, quella cioè, indipendentemente dal fatto che siano esistite o meno, di tre culture che in un modo o nell'altro sapevano vivere assieme. Grazie. Posto lui, io mi sono un po' preoccupato perché il titolo è La città medievale, discorso famoso medievale, l'abbiamo già trattato su questo termine, non lo useremo più, La città medievale e le origini della cucina italiana, quindi preparate gli zaini, le tende, cioè quando finiamo qui? Sta a te, però lui ha una grande capacità di sintesi, quindi... Cercheremo di essere brevi. Cioè, sarò breve. Buonasera a tutti. Allora, adesso parleremo di cibo, di cucina, di gastronomia, che sono sempre una componente fondamentale di quello che chiamiamo l'identità culturale di un paese. Un paese è un'entità politica, un'entità geografica, ma è prima di tutto una comunità che condivide stili di vita, azioni quotidiane, atteggiamenti mentali, sentimenti, gusti. Un paese, voglio dire, è innanzitutto una cultura, e in questa prospettiva gli italiani esistettero ben prima dell'Italia, intesa come realtà politica. È quello, diciamo, che ho cercato di raccontare in un libro di qualche anno fa e che anche questa sera vorrei proporvi, partendo da una considerazione. Oggi la cultura gastronomica italiana viene spesso descritta e pensata come regionale. Ora, questo termine, che è un termine che definirei inflazionato, sul piano storico non ha nessun senso, soprattutto se intendiamo le regioni come le entità amministrative attivate ieri l'altro, nel 1970, che non coincidono affatto o coincidono solo in parte con delle regioni storico-culturali. Senza dubbio, quando si parla di questo UFO che è la cultura gastronomica italiana, è più interessante, più significativo pensare alle città, cioè pensare a una dimensione urbana, cioè a una realtà che fa riferimento alle città o a dei contesti territoriali che non sono comunque le regioni, ma sono contesti che fanno capo in qualche modo alle città. Che si produce fin dal XIII secolo nella campagna circostante la città di Parma, ma anche attorno ad altre città, in altri territori, come Piacenza, come Lodi, come Milano. La produzione converge sul mercato delle singole città e in questo modo genera il suo nome di parmigiano, o di lodigiano, o di piacentino, o di milanese, che sono tante varianti storicamente attestate per questo tipo di prodotto.
costruendo in questo modo una rete che non era solo di mercato, ma era anche di persone e di idee. Per quanto riguarda questa circolazione che è di uomini, che è di prodotti e di testi, anche di libri, ovviamente manoscritti se parliamo del Medioevo, è interessante osservare che i manoscritti medievali che contengono ricette di cucina hanno circolato molto da nord a sud del paese, da sud a nord del paese, sia la famiglia, la più antica famiglia di ricettari italiani che ha come archetipo il sud del paese, Napoli, e forse prima ancora di Napoli, Palermo. Adesso non entriamo in dettagli filologici, se no facciamo l'ora di cena. È un ricettario scritto lì, in quel luogo lì, ma che poi è stato copiato anche al nord, è stato copiato in Toscana, è stato copiato in Emilia. Viceversa, la stessa cosa è successa per l'altra grande famiglia di ricettari medievali che è stata prodotta invece in Toscana, probabilmente a Siena. Questi sono testi tutti anonimi, dopo i quali arrivano invece opere firmate che si possono... Io le chiamo francamente ricettari italiani, perché guardando al loro contenuto, questa è una parola che si può spendere. Firmate da chi? Firmate per esempio da Maestro Martino a metà del 400, firmate da Bartolomeo Scappi nel 500. Martino a metà del 400 è un cuoco emblematico di quello che sto dicendo. Lui lavora a Milano e poi a Roma, poi di nuovo a Milano, poi a Napoli. Dove sta girando? Sta girando nel Ducato di Milano, sta girando nello Stato Pontificio, sta girando nel Regno di Napoli, che sono stati diversi, ma sta girando anche in Italia, perché loro a quel tempo chiamano Italia tutto questo. Quindi hanno perfettamente chiara la nozione di questo paese, che non è un paese politico, ma è un paese di cultura. Costruendo in questo modo una rete che non era solo di mercato, ma era anche di persone e di idee. Per quanto riguarda questa circolazione che è di uomini, che è di prodotti e di testi, anche di libri, ovviamente manoscritti se parliamo del Medioevo, è interessante osservare che i manoscritti medievali che contengono ricette di cucina hanno circolato molto da nord a sud del paese, da sud a nord del paese, sia la famiglia... la più antica famiglia di ricettari italiani che ha come archetipo il sud del paese, Napoli, e forse prima ancora di Napoli, Palermo. Adesso non entriamo in dettagli filologici, se no facciamo l'ora di cena. È un ricettario scritto lì, in quel luogo lì, ma che poi è stato copiato anche al nord, è stato copiato in Toscana, è stato copiato in Emilia. Viceversa, la stessa cosa è successa per l'altra grande famiglia di ricettari medievali che è stata prodotta invece in Toscana, probabilmente a Siena. Questi sono testi tutti anonimi, dopo i quali arrivano invece opere firmate che si possono... Io le chiamo francamente ricettari italiani, perché guardando al loro contenuto, questa è una parola che si può spendere. Firmate da chi? Firmate per esempio da Maestro Martino a metà del 400, firmate da Bartolomeo Scappi nel 500. Martino a metà del 400 è un cuoco emblematico di quello che sto dicendo. Lui lavora a Milano e poi a Roma, poi di nuovo a Milano, poi a Napoli. Dove sta girando? Sta girando nel Ducato di Milano, sta girando nello Stato Pontificio, sta girando nel Regno di Napoli, che sono stati diversi, ma sta girando anche in Italia, perché loro a quel tempo chiamano Italia tutto questo. Quindi hanno perfettamente chiara la nozione di questo paese, che non è un paese politico, ma è un paese di cultura. Grazie, Massimo. Consigliare Gabbè.
soffrirò le lacrime al dolore, che a mezzo era il dolore appena. Dal fuoco spinto del vital umore, fugge per questa via cagli occhi in me. Se quel che si versa trarrà insieme con la donna.